Ciao, allora vi volevo far vedere due paia di orecchini che ho realizzato quest'estate. Ora, perché ve li mostro? Perché io mi sto avvicinando ad una tecnica per creare bijou che si chiama wire. In cosa consiste, almeno per quanto ho capito fino adesso io, di questa tecnica? Questa tecnica, il wire, consiste nell'infilare in fili metallici di rame, argento, eccetera, delle perle, o anche fare proprio l'incastonatura con i fili. E sinceramente mi sta affascinando tanto. E vedendo alcuni tutorial in giro per YouTube, praticamente io penso che già quest'estate ho cominciato da solo a fare questa tecnica senza neanche saperlo. Poi sarete voi, diciamo, quelle un po' più esperte, e mi riferisco, perché so che guardate i miei video, a Valentina, oh, che saluto. E poi mi riferisco ovviamente a Dafunke. Vi mando veramente un bacio a tutte e due. Ecco, vorrei sapere se questa qua può essere chiamata wire. Anche perché adesso vorrò, tanto poi vi farò vedere quando mi arrivano. Voglio comprarmi un po', diciamo, sia di fili e sia un piano da lavoro che mi consenta di fare il wire. Lo so, non mi sto mai fermo e non so che dirvi. Vi faccio vedere gli orecchini e poi torniamo di nuovo qua. Allora, gli orecchini incriminati sono questo paio e quest'altro paio. Scusatemi ancora la luce, ma sto facendo questi video appena posso, quindi li faccio con la luce che ho. Allora, questo paio non si vede purtroppo dalla videocamera, ma sono... Vediamo un attimo se avvicino poco poco. Allora, no, non si vede il colore. Comunque, sono micro perle, queste qua saranno 2 mm massimo. E poi questo qua è, ma mi viene ametista, è ametista sfaccettata, sarà un 4 mm. E ho fatto praticamente, ho formato, vediamo se riesco a farvelo vedere bene, ecco qua, magari così vedete qualcosa. Ho formato queste, diciamo, io mi sono ispirato leggermente ad un'ancora, non so se si vede un pochino, si è sforzato un po' l'immaginazione magari, ecco, e l'ho fatto intrecciando dei fili, facendo questo disegnino, diciamo, e questo qua è quello più semplice. Ecco, poi c'è ovviamente il filo, è un filo d'argento, e ho messo le monachelle in argento. Poi vediamo un poco l'altro paio. L'altro paio io li chiamo lampadario perché mi ispirano così. Allora, questo paio si presenta, vediamo se riesco a mostrarlo bene. Fatto così, guardate questo. Un attimino. Eccolo qua, è composto. Eccolo qua. Allora, è composto da un ciondolo centrale, due laterali, e ha, comincia con una perla, poi una perla, questa qua è, no, non mi viene, quarzo rosa. Anche qui il colore non gli rende giustizia perché è leggermente rosato e qua si vede trasparente, va bene. E sempre le microperle, e io ho fatto così un intreccio qui all'inizio, poi ho fatto 3 perle e via discorrendo così, un po' sempre, diciamo, una forma, se la voi la vedete al contrario, così comincia con una forma conica, vediamo se mette a fuoco almeno. Metti a fuoco, grazie. Ecco, comincio, diciamo, con un po' con una forma conica, e poi ho voluto io fare questi cosini qua. Ecco, questi due sono i paio di orecchini che volevo mostrarvi. Ecco qua, vi ho mostrato, diciamo, i due paio di orecchini che ho fatto. E ditemi se... Ah, è caduto il mouse, vabbè. Ditemi se, diciamo, posso continuare a sperare a creare queste cosine o se è meglio che lascio stare.
Sinceramente a me piacciono, nel senso che sono particolari, non è come posso dire, non è un oggetto che si trova in commercio come quasi tutte le cose fatte in mano, diciamo che io la vedo così. Ditemi, ne avevo anche un terzo paio, però siccome ho messo da parte un po' di cose non l'ho trovato. Quello era con le microperle, era simile a questo, però un pochettino più piccolo di questo l'avevo fatto. Era con le microperle e aveva. Aspetta un attimo che più. L'onice nero al posto delle pietre, questo e qua aveva l'onice nero. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Poi volevo aprire un attimo una piccolissima parentesi. Volevo ringraziare veramente di cuore tutti i miei iscritti, anche i nuovi. Anche in questo periodo di Natale c'è stata gente che si è iscritta, anche se non avevo fatto nuovi video. Ecco, volevo ringraziarvi a tutti, da quelli vecchi che mi seguono e ogni video commentano e ringrazio. E a quelli nuovi che mi scrivono, per esempio, ti ho scoperto adesso, mi piace tantissimo il tuo canale, eccetera. Veramente vi ringrazio tutti. Io non rispondo uno per ringraziarvi perché, non, diciamo la verità, mi interessa più rispondere alle domande che mi fate che a ringraziarvi lì. Magari vi ringrazio in un commento che mi fate, vi dico grazie dell'iscrizione, grazie per il commento perché la verità vi ringrazio. E niente, volevo dire solo questa cosa. Scusatemi ancora veramente per la luce, ma le posso fare solo la sera. Adesso mi devo comprare un mega lampadone da mettere qua. Bella luce che mi arrivi forte perché per adesso ho solo una squallida lampadina, visto che nella mia stanza non ho il lampadario. E niente, vi mando un bacione a tutte e a tutti, perché ci sono anche i ragazzi che mi seguono. E niente, ciao!